Eccoci in diretta. Ciao vecchi. Ciao Cristian e ciao a tutti. Tutti che dovranno ancora arrivare, ma arriveranno e ci fanno sapere. Intanto vado su Facebook a controllare. Condividere. Nel frattempo io mi collego anche su Instagram, così oggi abbiamo fatto l'unplanning. Ecco, i primi, intanto ci dite se per caso si sente, per caso no, però se si sente, se funziona. Troppe tecnologie. Siamo in diretta sia su Instagram che su YouTube che sulla pagina di Empathy Dog. E Ormai stasera parliamo di come educare il cane rispettando la sua natura. Abbiamo scelto di fare questa modalità di diretta. Oh, ecco, anche i commenti. Proprio per riuscire a condividere con voi alcuni video. Ovviamente per gli amici di Instagram non riesco a condividere i video, e vi posso consigliare però di andare a vederla su YouTube o su Empathy Dog o su Facebook, così da farvi capire e comprendere in modo un po' più semplice e pratico quanto educare il cane sia fondamentale per farlo stare bene. Perché c'è una grandissima differenza tra educare o addestrare, vero Becky? assolutamente sì, direi proprio diametrale, cercare di entrare veramente nel mondo del cane, comprenderlo e collaborare ogni giorno nella vita di tutti i giorni soprattutto, perché poi è sempre facile arrivare nell'area protetta del campo, fare il bell'addestramento, la tua ora, quello che sia, quello che è stato pattuito, ma tanta comandi e poi quando vai a casa non sai più dove sbattere la testa. Quindi direi che Giusto, mi viene un attimino un esempio. Lunedì ero alla Pluto Beach a Spotorno, ho portato i miei cani a fare un giro. Non è che ho portato i miei cani a fare un giro perché andare con 5 cani in spiaggia non è il massimo, né per me, ma neanche per i miei cani. Ma a parte questo, siamo andati, eravamo al mare, siamo andati in spiaggia e di fianco a noi c'era una coppia, che tra l'altro sono anche di Bra. Che sono vicino a noi e mi fanno: Madosca, ma 5 border collie, tutti tranquilli, sono bravi. E non erano neanche legati allo sdraio o all'ombrellone, erano lì con il guinzaglio attaccato perché non ho voglia di mettere, togliere, mettere, togliere, mettere, togliere. Perché quando bisogna andare sulla spiaggia, bisogna andare sulla battigia, occorre andare col cane al guinzaglio, poi laggiù puoi slegare. Ed erano lì tranquilli. E lui mi fa: Ma come fai? Come fai? Sono Empathy Dog, come faccio? Ho creato un metodo per educare i cani rispettando la propria natura e soprattutto per creare quella connessione fondamentale per poterli far stare bene. E lei mi fa: Ma noi stiamo andando in un centro e facciamo 24 lezioni. Sappiamo benissimo il centro qual è, io e Becchi, ma non faremo il nome ovviamente. Fanno lezioni di mezz'ora e fanno il classico piede, piede, piede intorno al campo, strattonata di guinzaglio, cibo. E mi fa: Però noi non riusciamo a vederla tranquilla. Fuori passeggiata continua a tirare, se la lasci libera non ascolta e quindi non diventa un piacere uscire col cane. E io ho detto: Lo so, ti capisco, so benissimo come ci si sente. Perché quella situazione l'ho vissuta io per primo, no? Perché io per primo avevo la difficoltà, quando ero cliente, di riuscire ad avere questo risultato. Eppure sapevo che in cuor mio c'era la possibilità per ottenere questo. Io ho detto: Guarda, ma basi, principi fondamentali del cane, bisogni essenziali del cane, te li hanno spiegati? No, cosa sono? Grazie. Se non si conosce questo, non si educa il cane, si addestra. C'è una totale diversità tra addestrare o educare. E la diversità qual è? Che tu, educando il cane, riesci a far sì che il cane possa esprimere il suo massimo potenziale. Ok? Quindi lo lasci naturale. Ok? Non lo vai a modificare, non lo vai né a chiudere e neanche a sottomettere, ma semplicemente.
fai sì che lui possa esprimere il suo massimo potenziale, rimanendo comunque educato ed equilibrato. Educato e equilibrato vuol dire che ci sono dei limiti nella vita che devono essere rispettati, per far sì che tu ed il tuo cane non possiate arrecare danno, disturbo o fastidio ad altri, ok? E allo stesso tempo che il tuo cane possa viversi la vita in modo piacevole. E mi fa, ma di noi tutte queste cose non ce l'hanno spiegate. Però avete fatto 24 lezioni, se tu facessi 24 lezioni con me, non dico che diventi istruttore, ma ne fai di cose, cioè non saprei neanche cosa farti fare in 24 lezioni. Dopo un po' ti guardi, adesso cosa facciamo? Alla quinta lezione normalmente le persone con noi ottengono i risultati, perché sono mirate, perché educhiamo la persona a capire il cane, ma capirlo non vuol dire addestrarlo, ok? Che poi tra l'altro il cane sa già fare il cane, seduto, terra, resta, tutte quelle cose lì, al cane non occorre insegnargliele, ok? Ed è molto importante capire e comprendere questo. È vero che magari sono sempre le stesse cose che diciamo, però noi leggiamo sempre gli stessi problemi e ci troviamo ad affrontare sempre le stesse difficoltà, che è quella che il mio cane a casa è bravissimo, però o non fa entrare nessuno, oppure è dolce ma morde, e al che dici, se è dolce e morde c'è qualcosa che non funziona, ok? Se è bravo e morde non sono due cose che vanno d'accordo insieme. Oppure, giusto ieri una persona sulla pagina ci ha scritto che il suo cane ha 10 anni e si è iniziato ad avere problemi. E io ho detto, ma hai fatto un corso per capire come interagire col cane? Mi fa, no, non c'è stato bisogno. Perché il cane lo guardavo e lui capiva, gli parlavo e capiva, adesso non ascolta più. Capito? Però le dinamiche non sono così semplici. Cioè, io vedo e sento persone che dicono amo il mio cane, e poi che cosa fai per rispettare il suo l'amore che hai nei suoi confronti? Lo coccolo. Grazie, ma il cane non serve questo. Ok? Però, a parte questo, nel frattempo, se avete domande, siamo qua per rispondervi. Sono solo okay. Saluti se non ho perso niente di strano. Stavo leggendo Manuela Barcelloni che con voi anche se, senza lezioni, solo con il corso, ovvio, grande Manuela, perché poi ci tengo a condividere con voi alcuni video che sono video semplici, ma per farvi capire quanto educando un cane si possono vivere e ottenere determinate situazioni e azioni, e invece quando non educarlo puoi far vivere al cane delle difficoltà, ok? Che non è, e torno a ripetere, se oggi nel 2021 noi, io e Becky, dovessimo ancora metterci ad insegnare a fare gli esercizi, io posso dire con tutta tranquillità e onestà che chiuderei Empathy Dog subito. Perché non è il nostro scopo insegnare esercizi. E come abbiamo già detto un miliardo di volte, ovviamente ci sono degli esercizi che sono fondamentali, che il cane li impari. Come lo sputa, il fermo e basta. Cioè sputa per me e lascia, ok? Io mi dimentico. E il vieni nel senso torna da me quando ti dico di tornare. E vieni, ma non è un comando, è più un invito, è più una cosa che deve essere piacevole, perché il cane deve capire che tu sei il suo punto di riferimento, non quello che lo addestra a suon di premi in cibo, perché il giorno che tu finisci i premi in cibo il cane non ti considera di striscio. Oppure, se tu lo sottometti dandogli strattonate, sì, lui verrà vicino a te, certo, viene vicino a te, ma viene perché ne ha voglia o viene perché... o viene perché ha piacere di farlo. Sono due cose totalmente diverse, ok? Per cui è importante capire e comprendere questo passaggio. Chiara Manuzzi, vi trasferite in Sicilia così posso essere seguita da voi? Puoi, Chiara Manuzzi, tranquillamente essere seguita da noi rimanendo in Sicilia e io felicemente rimanendo in Piemonte, perché mi piace, amo la mia terra, e puoi farlo tramite videocorso, anche perché ho molti clienti che arrivano dalla Sicilia, che seguendo il nostro videocorso sono riusciti ad ottenere i loro risultati.
Risponde a due messaggi e poi vorrei condividere questi video con voi. Io abito lontano, in Brianza, mi piace il tuo metodo, dovrei sapere il costo di alcune tue lezioni. Patrizia Moffa, ti invito a, prima di tutto, scrivermi una mail a staff@empathydog, perché devo capire qual è il tuo problema, qual è la tua difficoltà. Non basta fare lezioni, cioè non, quello che voglio fare io non è semplicemente lezioni e basta, ok? Ma crearti un percorso per darti una soluzione, che è un pochino differente. Però ti posso dire tranquillamente che ci sono persone che da Brescia, per farti un esempio, vengono con uno a fare lezioni, se ne hanno voglia, ovviamente, o arrivano anche dall'Abruzzo, da Roma, insomma, arrivano un po' dappertutto. Alessandro Lesi dice: io ringrazio sempre di aver conosciuto il metodo Empathy Dog e ciò che volevo veramente per far sì che il mio cane sia felice in giro, il vero problema è che l'essere umano un'ignoranza e l'essere umano un'ignoranza, lo so, Alessandro, lo so, il problema è proprio quello, perché pensiamo che io lo amo, lui mi do tante coccole, gli do tante attenzioni, quello sia sufficiente, oppure ma il cane sa già fare seduto. Ok, che il cane sappia fare seduto va bene, ma da fare seduto a vederlo felice c'è differenza. Cioè da far quattro esercizi o quattro comandi a vederlo veramente felice c'è differenza. Da risolvere i problemi di un cane pauroso, come poteva essere Lilith quando Becky ha iniziato come cliente con me, oppure un problema come può essere questo, vi condivido questo video nel frattempo. No. Intanto Laura, già la partenza del chiedere quanto tempo si vedono i cambiamenti è già lontano dalla nostra visione, perché quello dipende tutto da voi, da quanto poi uno va a prendere nella quotidianità quello che è proprio un metodo che ti rivoluziona tutta una serie di sfere, non solo quella del rapporto diretto appunto col cane, con un discorso di comandi, come dicevamo prima. La differenza grossa sta in quello, ci diventa veramente un vero e proprio branco che, parlando la stessa lingua, riesce a interagire, quindi le tempistiche non sono prevedibili. Sì, il tempo non c'è tempo, cioè dipende da quanto tu sei disposto a cambiare mentalità tra addestramento e educazione, e a comprendere quanto seguire determinate principi sia utile sia per il cane che per te, e poi quanto le cose che tu hai fatto prima sono così tanto radicate sia in te che nel tuo cane, e capire quanto tempo occorre per poter cambiare queste abitudini. Dipende da te, dipende dal tuo cane, dipende da tante variabili. Non c'è un... c'è chi in una settimana ottiene dei risultati impressionanti che non aveva mai pensato, c'è chi invece ci mette un mese, sei mesi, c'è chi ci mette un anno, cioè non c'è una regola. Okay? C'è chi ci mette più tempo a sbloccare il proprio potenziale per sbloccare il potenziale del cane, perché quello che fa Empathy Dog è sbloccare il potenziale sia tuo che del cane. Ecco qua il video. Nel frattempo, forse ho sbagliato a condividere questo, ma dove è Giasperino? Qua. No. Fatto stupidaggine. Torniamo. Abbiate pazienza, ma è la prima volta che facciamo la diretta con StreamYard. Devo prima aprire la pagina, il video. No. E invece, per rispondere intanto a Francesca Bannino, che ha anche scritto dove siete, noi siamo a Cuneo, ma appunto, come dicevamo prima, tramite il videocorso abbiamo allievi in tutta Italia e riusciamo a seguirvi, direi, egregiamente. Poi tanto ce ne sono tanti in diretta, penso che possano confermare il fatto del videocorso e dell'essere seguiti. Allora, questo video qua di Giasperino, ve lo lascio il primo pezzo con l'audio, poi lo tolgo. E Jasper quando è arrivato da me. E Jasper era così, è un video che molti di voi hanno già visto e rivisto, lo so che è sempre lo stesso, ma per farvi capire e comprendere che un cane che magari ti ringhia, che ha dei problemi perché non è stato educato, perché non hanno soddisfatto neanche i bisogni essenziali del cane,
e lo vedete adesso, aspetta, mi tolgo la manina da qua, guarda gli occhi come cambiano, e lo vedete adesso, vedete come, vedi come può cambiare. Poi vi faccio vedere il video. Okay. È stato maltrattato in macchina, picchiato, abbandonato due volte. Guarda gli occhi adesso come sono diversi. Io mi allontano, gli è rimasto proprio il loop, che quando ti avvicini, guarda gli occhi, guarda. Poi stai un attimo, non te ne vai, e rimani lì. Tutte le volte che vedo questo video si rilassa. Mi emoziona. Cioè, mi fa una tenerezza. Jasperino è super. L'evoluzione di Jasper è notevole. Ve lo lascio, nel frattempo vi spiego che non si addestra un cane che ha problemi di questo tipo qua, perché addestrarlo non serve a nulla. Eppure lui, quando è arrivato a casa mia, sapeva fare il seduto al terra, ma non guardava, non mi cercava come sguardo, come interazione, come relazione, cercava le mani, perché era abituato a prendersi i premi in cibo, ok? Eppure questo è un cane che è arrivato, aveva 7 anni. Jasper, quando è arrivato a casa mia, aveva 7 anni, ok? Ha cambiato 2 famiglie e ora invece è una pasta di cane, okay? con i suoi limiti, perché dei limiti gli sono rimasti, con le sue difficoltà, però questo è Jasper, ok? Cioè, si arriva ad ottenere questo con l'educazione, non con l'addestramento, ok? Sono 2 cose totalmente diverse, ok? Intanto vi cerco, vi faccio vedere anche questo video qua. Condividere lo schermo. La finestra, questo qui invece, questo qui è Patrick, questa è Melody è un pitbull femmina, 2 anni, ok. Patrick invece segue il metodo Empathy Dog, eppure Melody è tranquilla anche con un gatto. Bravissima Melody. Poi ci sono delle situazioni in cui occorre lavorare, spiegare al cane che cosa deve fare e come lo deve fare. Sono cani aggressivi, okay? Sono cani solo. Guarda, era in una casa diversa dalla sua, era in un ambiente diverso, con gatto mai visto, cioè non è la situazione di comodo della casa, di casa sua col suo gatto, assolutamente. Quindi c'era già tante difficoltà in più per lei. E le gatte erano appena arrivate a casa, quando le prese, le gatte erano appena arrivate a casa, infatti c'era ancora un trasportino là sopra. Qui c'è Morfeo, qua arriva anche Trinity, un'altra femmina. Ok, questo perché Patrick segue il metodo Empathy Dog, c'è differenza, ok? Quindi non è tanto quello che tu fai come addestramento, ma proprio riuscire a comprendere quanto ci sono delle regole da rispettare, e per il bene del cane ovviamente, e per il bene degli altri. Stavo leggendo che qualcuno mi ha scritto su Instagram: ma un campeggio in Toscana non lo fai più? Veramente non l'ho mai fatto il campeggio in Toscana, l'ho sempre solo fatto a De Monte, in provincia di Cuneo, ma il campeggio quest'anno è sold out e quindi dovete poi prenotarvi per il prossimo anno se volete. Giuseppe che scrive: buonasera, la mia prima diretta con voi, ho seguito alcuni video, vorrei capire cos'è la Empathy Dog, che cosa intendete? Oh, bella domanda Giuseppe. Empathy Dog che cos'è? Entrare in empatia del cane, con il cane. Ok, entrare in empatia con il cane non vuol dire amare il cane, ok? Empatia vuol dire mettersi nei panni del cane, vuol dire seguire e rispettare determinati principi che sono fondamentali per lui, per far sì che lui possa vivere bene, ma allo stesso tempo che tu possa vivere bene, per evitare che il cane poi abbia problemi in futuro, per evitare che il cane sia triste, depresso,
possiamo dire o che sia aggressivo o che non ti ascolti, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ok? Ma Empathy Dog è psicologia e comunicazione canina, perché è l'unica strada per poter arrivare al cuore del cane, ok? Quindi Empathy Dog è vita, esperienze, qualcosa che vivi insieme al cane, che condividi con il cane. Non è il classico addestramento che si fa, ma imparare a... E prendi questo esempio, Giuseppe. Come se tu imparassi l'inglese, ok? Devi imparare una nuova lingua. Una volta che tu l'hai imparata, il traduttore simultaneo ti entra in automatico. E Empathy Dog ti insegna il linguaggio magico del cane, così che quando tu devi interagire con il tuo cane, saprai come interagire nel modo corretto per far sì che lui viva bene e che tu viva bene. Questo è Empathy Dog. Giuseppe, se poi hai necessità di altre informazioni, scrivi. Manuela dice: Empathy Dog ti sconvolge la vita in meglio anche senza benedette lezioni. Il problema è che tutti vogliono tutto subito. Eh sì, ma senza farsi il mazzo. Per rispondere a Laura, tipo Francesca, dopo 5 mesi ho iniziato a vedere cambiamenti decisivi. E come dicevamo prima, non c'è una tempistica, dipende da te. Roberta scrive: è davvero complicato. È davvero complicato capire cosa il cane vuole dirci. Rio ha 2 cucce, un cuscinone e una cuccia più grande, tipo lettina. Su quella grande fa sempre pipì, almeno una volta appena ci sale, perché? Per tanti motivi. Perché segna il territorio, perché magari tu gliel'hai lavata, perché magari è stressato, perché un cane in casa non deve fare la pipì. E poi hai ragione, è davvero complicato capire cosa vuole il cane, perché purtroppo, come spesso accade, si pensa al cane come a un bambino. E pensare al cane come un bambino, che cosa succede? Succede che il cane non sta bene. Roberta poi è entrata nel percorso con noi da poco e quindi sta ancora iniziando l'evoluzione del percorso. E quindi capire che non lo devi trattare come un bambino è il primo passaggio, ok? È molto importante questo. Alessia Rossi, confermo, siamo super seguiti, io e Maggie abitiamo in provincia di Milano, sì, grande Alessia. Marco, campeggio il chiappera de best. Se sono volo, guarda veloce. E come fai ad educare e non addestrare? E ti insegno la psicologia e la comunicazione canina, Giuseppe. La insegno a te, non al cane, perché il cane sa già fare il cane. Non addestro, non faccio esercizi inutili e banali come seduto il terra, resta e vieni. È tutta un'altra cosa. Va al di là. E quello, Empathy Dog, come diciamo sempre, è per tutti, ma non è per tutti. Perché? Perché tu non puoi addestrare un cane e fargli fare solo piede, solo seduto, solo a terra, solo a resta, senza poi comprendere veramente di cosa ha bisogno. Ok? Ora voglio farvi vedere un video di 2 cani che non sono educati, che non sono aiutati a stare bene, un cane per la precisione, e vi faccio vedere che cosa succede. Ok? È un video corto per carità, però questo per farvi comprendere che se un cane abbaia così, nel senso che tu puoi dirmi di no, che fastidio, conosciamo i dentisti qua. Poi ci sono le voci di sottofondo, però ve lo faccio rivedere. C'è un cane che abbaia in modo così ansioso, non è un cane che sta bene. Un cane che non riesce a stare a 10 metri dalla sua proprietaria non è un cane che sta bene, ok? Questo, come possono essere tanti altri,
i video che vi cerco. Nel frattempo, Becky, se vuoi, io vi cerco qualche video in più, se vuoi raccontare. Sì, proprio ieri, per esempio, che sempre su queste cose che ci capitano nelle lezioni, che bene o male diventano sempre cicliche. Ho avuto due lezioni, una al mattino e una al pomeriggio, ci siamo ritrovati a fare lo stesso identico discorso, cioè che avevano i cani tutti esercizi, e poi quando c'è il momento comunque della libertà nei boschi, non hanno la capacità di gestire le loro emozioni, quindi vanno tecnicamente fuori, nel senso che io dico sempre che scollegano il cervello dal resto del corpo, e non ti sanno ascoltare, perché comunque poi andiamo sempre a fare esercizio in zone dove gli stimoli sono pochi, però l'arrivare a goderti con cani anche che venivano denominati come impossibili da tenere liberi, arrivare a goderti una passeggiata dove è possibile nei boschi e dove non arrechi problematica nessuno, né a te stesso, né al cane, né agli altri, in libertà, e di sapere che sei tranquillo, che va, si fa i fatti suoi, torna, ti godi la libertà, tu ti godi una passeggiata, perché poi diciamocelo, avere un cane che comunque ti tira come un trattore tutto il giorno, proprio perché ti tira, hai fatto tanti esercizi, però poi non ti ascolta e quindi non lo liberi mai, e così non andiamo a rispettare e far sfogare quello che sono i suoi bisogni fondamentali di una libertà che necessitano. Quindi diventa anche una catena che poi alla fine mette tantissima energia per non risolvere assolutamente nulla, e anzi, almeno da noi arrivano quasi sempre tutti col nervoso, perché dicono: ecco, ho speso già un sacco di soldi, ho già fatto tante cose, lui è il testone che non fa, non dice, non cambia, e spesso e volentieri quindi sono i primi che poi in effetti hanno i cambiamenti più grandi, perché poi per attaccarmi a questo discorso dei cambiamenti dipende sempre tutto da noi, perché il cane ci mette poco a cambiare se noi comunichiamo nella maniera giusta o applichiamo le cose nella maniera giusta. Ieri per esempio ho avuto un attimino da dire con dei clienti, perché non hanno applicato nulla in queste due settimane che non ci siamo visti, non hanno fatto niente, l'abbiamo portata, l'abbiamo sganciata, perché avevano detto che invece ovviamente avevano fatto, e si sono trovati col cane che comunque ci ha messo un momento in più prima di fermarsi, perché è una cucciola, se non glielo insegno, come dicevamo, i salvavita sono un altro discorso rispetto a quello che sono il comando e il guardami o cose del genere. E alla fine io sono intervenuto a un certo punto, perché loro non sono riusciti, quindi con un'energia tale che doveva fermarsi per forza, si è fermata, e quando è tornata non è tornata da loro, è tornata da me, perché comunque per il cane avere delle regole, avere una figura forte che in un caso di necessità si sa imporre e sa portare a termine quello che gli chiede, per lui è una tranquillità enorme. E quindi andiamo già ad abbassare di nuovo le sue energie, dopodiché ha sempre girato intorno a noi, perché ha capito che era una cosa sbagliata quella di essere laggiù. Però il cane è talmente rapido nelle sue cose che se noi interveniamo giusto diventa veramente semplice, e quindi anche le tempistiche spesso e volentieri possono diventare minime. Sì, 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 è sempre quello il discorso, cioè, devi sempre metterti in testa che devi pensare da cane, non devi pensare da umano, e che poi occorre ovviamente imparare quella comunicazione, ok? Tipo Nicoletta che scrive: ciao Cri, ho visto alcuni tuoi video e partecipato ad uno stage, ok? Tanto vedere alcuni video, quando ne ho fatti 180 nel videocorso di Trainer Academy più altri 80-90 in comunicazione canina, c'è differenza. Per quanto riguarda il tuo metodo passeggiata al guinzaglio, e a tal proposito ti condivido questo e ti faccio vedere la totale differenza: quando imparare a comunicare col cane vuol dire non addestrarlo, ma vuol dire comunicare e basta. Qua, no, aspetta, dicevo che occorre imparare a comunicare col cane, perché quando tu comunichi col cane ottieni questo. Adesso vi faccio vedere, condividi, perché rimpicciolisco qua, che così lo vedo anch'io, mi vedo di là, togliamo il suono. Ok, qua non sono io che porto il cane a passeggio, lo vedete bene, ok? Quando vi insegnano a strattonare il guinzaglio e a non rispettare la comunicazione canina. Guardate col cane come cambia in quanto? In mezzo secondo, quando
quello che tu hai scritto, Nicoletta, glielo puoi, gli puoi dire, guarda qua. Vedi la differenza? Questa è la differenza. Ok? Stesso cane, stesso posto, stesso contesto. Cambia la persona, perché la persona sa comunicare in modo corretto, sa gestire la situazione in modo corretto. Quello che voi fate è semplicemente vivere di ansia, vivere di paura, non comunicare in modo corretto e creare solamente confusione. Riuscire a portare a passeggio un cane, per molti può essere una cosa semplice e banale, ma non lo è, non lo è. Ora vi cerco, se ce l'avevo da qualche parte, mi piacerebbe farvelo vedere, che portare a passeggio un cane è completamente diverso da quello che uno si possa pensare. Non è prendo, attacco il guinzaglio e basta, ma è molto di più. Quando porto a passeggio un cane, c'è il fatto di soddisfare i bisogni essenziali del cane, c'è il fatto di creare collaborazione, partnership, c'è il fatto di creare complicità con lui, di renderlo sicuro, che tu sappia gestire determinati momenti e determinate situazioni, che tu sia in grado di creare quella complicità anche in momenti dove magari ci può essere difficoltà, ok? È diverso da addestrarlo, è diverso da... Cioè bisogna imparare che il cane è oltre, non è solo esercizi, c'è molto di più nel cane, c'è un tono emotivo da parte sua, c'è il potersi sentire supportato da te che sai fare determinate cose. Ora cercavo un video di quando porto a passeggio i miei cani in mezzo ad altri cani, al guinzaglio non lo trovo, vi faccio vedere quello che magari avete già visto sicuramente, ma di quando li porto a passeggio e sono liberi, che c'è differenza ancora, ok? Parte la musichetta, ve la tolgo, però cioè, educare un cane, ok, vuol dire far sì che lui capisca quello che può fare e quello che non può fare, ok? Se in un contesto come quello, che ovviamente in spiaggia, e lo dico per chi poi inizierà a scrivere, ma i cani in spiaggia non possono stare liberi, quella è una spiaggia per cani e i cani lì possono stare liberi, ok? Quindi, quando vai in un contesto come quello, e far sì che il cane sia educato e possa gestire le dinamiche in determinati modi e possa sentirsi soddisfatto e appagato, c'è differenza, ok? Il cane deve sapere che cosa può fare e che cosa non può fare in quel momento. Ovviamente deve essere aiutato, educato, guidato, deve imparare a viversi le emozioni, deve imparare a viversi le proprie esperienze, deve imparare a viversi la propria vita, ok? E non lo fai creando semplicemente solo obbedienza, perché posso crearlo con l'obbedienza, ma alla fine il cane sarà sempre chiuso, non vivrà mai quello che è il suo essere, non saprai mai se al tuo cane piace fare una cosa oppure ne piace fare un'altra, non saprai mai se il tuo cane è più portato per fare determinate cose o per farne altre. Ovviamente, come dico sempre, ci sono dei limiti da rispettare, ok? E lo avrete già visto, ma ve lo faccio rivedere perché per farvi capire quanto il cane nero che vedrete adesso, se riesco a condividervi lo schermo, e non, di questi cani qua solo 4 sono miei, gli altri 3 no, ok? Però questo cane nero qua, mix lupo, in mano alla sua proprietaria tira come un treno, ma come un treno, eppure lì il guinzaglio è morbido, ok? Sono 7 cani al guinzaglio, siamo in città. Ah, e per inciso, se cacano la tolgo, perché poi anche qui un altro cane e non hanno detto nulla.
ok? E questo non è addestramento, questo è educazione, far capire al cane che ci sono dei momenti in cui si deve comportare in un determinato modo e altri che non può fare quello che vuole, ma non è, cioè non è andare contro natura, è semplicemente riuscire a capire che il cane ha bisogno di te, ha bisogno che tu ti occupi di lui, non che ti preoccupi e vivi nell'ansia, ok? Quelle che sono le necessità sia dell'umano che del cane comunque, perché è giusto che nella convivenza ci siano momenti in cui noi diamo e lui riceve e momenti in cui appunto gli si chiedono anche cose che non fa impazzire di andare a camminare in centro a una città nessuno più di tanto, soprattutto noi che siamo comunque fortunati, abitiamo in dei posti meravigliosi dove hanno molto più da sfogarsi, ma se ho bisogno che tu faccia una cosa la fai, perché poi so, tu sia tu che io sappiamo che poi vai a beccarti il premio, che non è un Würstel marcio, ma è una bella passeggiata nella natura e quello che piace fare ai cani, di annusare. E infatti volevo solo velocemente attaccarmi al messaggio di, che ho perso adesso, di Maria Luisa, che è un cane comunque, poi c'è mille cose da approfondire, mille cose da fare, per carità, quindi se poi vuoi assolutamente puoi scriverci una mail su staff@empathydog.com. Per un cane felice di stare solo in un giardino, è difficile che lo sia, e infatti la dimostrazione, lei ti sta facendo le buche in giardino proprio per dimostrarti che forse non le basta solo quello, perché il nasone dei nostri cani ha bisogno di ben di più. Eh sì, soddisfare i bisogni essenziali del cane permette al cane di stare tranquillo, e i bisogni essenziali del cane sono i bisogni essenziali del cane, non dell'essere umano, sono due cose ben diverse, e questo è importante da comprendere e da capire. Cioè, un cane ha necessità di uscire, ok? Ma semplicemente uscire non basta. Deve imparare come gestire quel momento, deve imparare come fare determinate cose. Poi gli esercizi li puoi fare, ovviamente noi li insegniamo a fare, perché alcune persone ne hanno necessità e bisogno, e li insegniamo a fare senza premi in cibo e senza metodi coercitivi, ma semplicemente insegnando le persone a comunicare. Io cercavo una cartella su Drive nostra, Becchi, ma non la trovo più, forse l'ho sparita. No, forse l'ho trovata. Perché comunque la comunicazione va oltre, cioè, ripeto, non è esercizi, non è solamente quello, è molto di più, molto più sottile, è fatta di emozioni, è fatta di sensazioni, è fatta di principi da rispettare, è fatta di conoscenza della comunicazione canina, del perché il cane muove la coda in quel determinato modo, le orecchie e via dicendo, cioè non è solamente seduto. Io una cosa che vedo e che mi fa veramente andare in bestia, quando il cane ha paura, e in alcuni contesti vedo molti cani che hanno paura, che tirano, lo capisci da come muovono le orecchie, la coda, la rigidità del corpo, lo sguardo e molto altro, e vedi le persone che sgridano il cane e gli danno un seduto. Seduto! Seduto! Ma perché vuoi comandare il cane in quel modo, in quel momento? Che il cane non ti rendi conto che sta soffrendo, che sta vivendo un momento di difficoltà. E tu che cosa fai? Gli dai quei comandi e basta. Ma non gli interessano i comandi in quel momento. Lui ha ben altro dalla testa. Magari è andare via da quella situazione, magari è allontanarsi, magari è fare determinate cose e tu non lo comprendi. Lo costringe a stare lì, quindi forzi in modo negativo quel momento, quella situazione, e questo non aiuta, ma non aiuta mai più. Poi una cosa bella, mentre sto guardando, parlando con voi, sto cercando se riesco a trovarmi ancora un video che mi interessava farvi vedere, quando facciamo gli stage, che metto le persone al guinzaglio, e tutte le volte che metto le persone al guinzaglio, e poi mi dicono, Madosca, ma è tutto diverso adesso, cioè, non pensavo, io tutte le volte dico, già, figuriamoci se iniziate a pensare come pensa un cane, figuriamoci se iniziate a pensare come ragiona un cane, come processa le informazioni che gli arrivano, quanto può cambiare, cambia tantissimo.
E quanto cambia quando arrivi poi alla consapevolezza e hai le prove che è tutto molto più semplice di quello che si pensa, oltretutto. Perché i cani poi ci dimostrano che sono poi alla fine tutte, ormai lo si può dire, tutte cose che escono dalla nostra testa. Perché poi loro sono così, vero, bene, male, punto. Quindi poi è meraviglioso quando poi hai fatto tutto il percorso con tutte le varie cose, dici, era poi più facile di quello che inizialmente, perché ogni risultato che ottieni, ogni cosa che va, c'è di nuovo questo. Ti ho messa muta, Becchi, perché arriva da te, non so che cos'è, ma ok, adesso non ci vediamo. Però è come dicevamo, è molto importante capire che molte cose, molti dei problemi del cane arrivano dalla nostra testa e dalla mancanza di conoscenza. Quindi è colpa nostra, dell'ignoranza, come diceva Alessandro prima, no? Cioè ignoranza non vuol dire nient'altro che ignorare determinate cose, né nulla di più, quindi è importante capire questa cosa. Cristina dice... essere sana, se poi la proiettiamo, renderti conto di essere ignorante può diventare una cosa molto sana, perché poi è il punto di partenza del cambiamento. Quindi, oltretutto, è sfruttare sempre in un lato positivo le mancanze che ovviamente ognuno di ha, ognuno di noi ha, scusate, perché poi io non so niente di idraulica, per esempio, piuttosto che di un'altra cosa, e quindi poi vai a interessarti, fare. Con questo sai che poi arrivi a goderti veramente il rapporto con un cane, non è, perché come dicevi tu prima, non è una vita per un cane il tutto esercizi e le passeggiate come diventano ogni tanto che c'è questo piede o guardami, ma anche per te umano. Ma che voglia ne hai di stare tutto il tempo, guardami, stai vicino, piede, piede, stai anche... Non so cosa combina Becky con... Però quello che è importante capire, e come diceva lei, che non è che tu devi stare tutto il tempo a dare comandi al cane, ti diventa una cosa naturale, una cosa istintiva. Io prendo il guinzaglio e sto comunicando ai miei cani che è ora di fare qualcosa, loro lo capiscono perché sanno cosa si deve fare. Dobbiamo andare a passeggio, loro lo comprendono, perché sanno come ci si deve comportare. Stavo guardando i video di Cameri anche, quando siamo stati a Cameri, ci sono dei bei video, ma non li posso mettere perché poi spiego troppe cose e quindi non mi va di farlo. Una cosa importante da comprendere, voglio farvi vedere determinate cose, ma senza darvi troppo, perché poi se non avete il resto delle competenze si fa solamente grandissima confusione e danni. E quindi cercavo dei video che fossero utili per farvi capire la corretta interazione che si deve avere, ok? Però ce ne sono tanti, veramente tanti, ma non come voglio io. Quindi niente, ne ho trovato un altro, dopo rispondiamo a un paio di persone, ve lo faccio vedere. Perché non la trovo? Grazie Ricky, comunque ho provato ad abbassarli, spero che funzioni. Scarichiamolo di nuovo. Scarico. Grazie Alessandra. Siete uno degli incontri più belli della mia vita. Chi è? Alessandra Gallinelli. È sempre piacere. Piacere sì. Soprattutto perché conoscendo Alessandra, che arriva da un percorso di quelli un po' più classici della cinofilia, è molto, molto bello. Nel frattempo che il video si scarica, ciao, io ho un maremmano. Jack, l'ho adottato un anno fa, ha 5 anni, è molto dolce con le persone mie amiche, ma se vede un cane impazzisce e si trasforma in Satana. Se siamo in giro, perdo ogni volta 10 anni di vita. Beh, innanzitutto Cristina, dimenticati che i cani sono dolci, perché i cani non esiste che siano dolci, ok? Ti va già bene che in casa ti fa entrare persone, perché in mano diciamo che non è così semplice da gestire. In più, portare a passeggio un maremmano non è così bello per lui, perché il maremmano è stato selezionato per fare determinate cose. E anche questo che noi parliamo, quando parliamo di ignoranza, no? Di capire
cazzo, io prendo un cane cioè, lo vedi, il maremmano è bello, è bianco, è figo, cioè è un cane fighissimo. Ok, cosa ne fai del maremmano? Ah, voglio andare a passeggio, lo porto al mare, lo porto in città, grazie. Non è proprio il massimo per quel tipo di cane, ok? Occorre anche capire a che tipo di cane ti riferisci, a che tipo di cane ti stai rapportando per poterlo aiutare meglio, ok? Portare a passeggio un maremmano, occorre gestire la situazione in modo corretto, ok? Samantha dice, interessante questa live, sono entrata ora. Mi affascina tutto ciò che gira intorno al cane. Bene, io due rot, associare l'azione al rimprovero affinché capisca che verrà premiato. Associare l'azione al rimprovero affinché capisca che verrà premiato. Quindi tu nella testa di... Guarda che casino mi hai messo nella mia testa quando ho spiegato questa roba. Cioè, se tu stai sgridando il cane e subito dopo lo premi, stai facendo un disastro nella sua testa. Questo per me, perché... E nella testa del cane, il cane impara in modo molto probabilmente semplice, azione che faccio il risultato che ottengo. In mezzo c'è un mondo di cose che bisogna imparare, però se tu un po' lo sgridi, un po' lo premi, il cane fa veramente fatica. Il mio ha 3 anni è un meticcio border, il problema è proprio quello che abbaia sia se vede un cane, anche in lontananza, sia se si avvicina a qualcuno che non conosce, quindi in passeggiata diventa ingestibile per questo. Quindi occorre imparare, Stefania, come renderlo gestibile. Ma per renderlo gestibile occorre che tu impari come comunicare col cane. Prima che mi si svampi il telefono e che saluti senza salutare i miei amici di Instagram, Marta Verso dice, io non riesco più a portarlo a spasso. Ha morso, per fortuna, in modo lieve, 2 persone, e da allora lo scendevi solo con la museruola. Da un po' scappa appena vede la museruola, scappa e si cerca di metterglielo a mostrare i denti. Marta, hai mai fatto un corso di educazione per capire come aiutare il tuo cane e come capire e come gestirlo? Quando lo porto al parco, poi quando mi avvicino all'uscita per andare via, lui scappa da me. Che devo fare? Imparare a capire come comunicare, Stefanino. Volevo chiederti se hai spiegato da qualche parte quanto costa il tuo metodo in presenza a un incontro. Il mio metodo in presenza è spiegato dove? Sul sito di Empathy Dog è spiegato. Dovrebbe essere spiegato, se no lo facciamo. Sì. Però 5 lezioni fatte con me ti costano 400 euro, 10 te ne costano 700. Con me. Con Becky, qualcosina in meno. Sì. Puoi consigliare un valido libro sulla psicologia e il comportamento dei cani? Empathy Dog è... Una sola anima in 2 corpi, sono i 2 libri che ho scritto io. Ciao, quando lo stiamo al parco e andiamo verso l'uscita, ok, ti ho appena risposto. Anche il mio cane spizzo tedesco abbaia tutti i cani che vede. Ecco, i cani che abbaiano durante la passeggiata sono cani che non stanno bene, sono cani stressati, perché un cane che abbaia non è un cane felice, ok? Un cane che abbaia è un cane che ha dei problemi. Problemi che puoi aver creato, che hai creato sicuramente tu da quando è arrivato a casa tua non facendo determinate cose, e problemi che hai continuato, che magari sono stati creati anche dall'imprinting che gli è stato dato da chi lo ha allevato, e poi che sono si sono protratti nel tempo. Giuseppe chiede, che cosa ne pensi del no secco? Che fa schifo, perché io vedo persone che dicono sempre no al cane, ma non vedo mai persone che sono veramente felici quando il cane fa qualcosa. Quindi penso che, Giuseppe, tu hai parecchia confusione, da quello che tu hai scritto fino adesso, penso che tu hai parecchia confusione in testa sui vari metodi di educazione che puoi aver affrontato, visto, e ti consiglio di seguirne uno, perché seguirne di più non aiuta né te né il tuo cane. È da parecchio tempo che non guardo il corso, ho privilegiato di più le attitudini e la mia guarda è il cambio di tono, voce, alcuni comandi, sono stupefatta del legame che si sta instaurando. Brava Virginia.
Ricky dice: grazie ancora per il supporto di qualche giorno fa, stiamo riequilibrando i nostri modi. Bravo Ricky, questo perché noi diamo supporto costante H24. Ovviamente dormiamo anche noi. Che fare quando il cane cucciolo salta addosso alle persone, si emoziona e fa la pipì addosso? Maela, occorre educarlo. Non do consigli su questa cosa qua, come non do consigli su niente, perché non è il consiglio che ti aiuta e ti salva la vita, ma è capire come rapportarti con il cane in quel momento che salva la vita al tuo cane e a te. Perché un cane che si fa la pipì addosso è un cane che non sa gestirsi le emozioni. Un cane che non sa gestirsi le emozioni non è un cane felice. E quindi va da sé che occorra seguire un percorso, perché un consiglio non ti può aiutare in questo momento. C'è tutta una serie di principi che devono essere rispettati per il bene del tuo cane. C'è chi può insegnarti tranquillamente sui vari siti, le varie cose, mandalo giù, ignoralo, puoi fare tutto quello che vuoi, ma non è l'atto fisico che aiuta il cane a stare bene, è tutto quello che tu conosci e applichi, apprendi e applichi, che lo aiuta a stare bene, che fa la differenza, ok? Grande Tatiana. Giovanna Ceruti, ho due meticci e uno appena iniziato e ho appena iniziato il corso. Come faccio a capire le loro potenzialità? Continua a seguire il corso, Giovanna, datti tempo. Calma, sangue freddo, segui il corso, passo dopo passo. È tutto spiegato. Cristina, grazie, io abito in una zona familiare ed ho un piccolo giardino, lo porto in giro perché la persona che lo aveva prima di me lo faceva e lui aspetta tutto il giorno perché vuole andare a fare un giro. Questo cane non l'ho propriamente scelto, ma l'ho adottato perché nessuno lo voleva più. Comunque, il fatto che tu lo abbia adottato ti fa onore ed è una cosa bella, ma allo stesso tempo, proprio perché tu lo hai adottato e già prima non viveva bene e le persone non lo volevano più, imparare a capire come gestirlo e come gestire i vari momenti per gestire il cane lo fa vivere bene, visto che ha già vissuto 4 anni praticamente di merda. Ok, ora vi faccio... Volevo solo salutare Riccardo Bordone, che abbiamo fatto la lezione sabato. E quando potete iniziate il percorso, quando le prime dritte ci sono, abbiamo capito che la strada è quella. Era una piccola comunicazione di servizio. Ho scaricato un video sbagliato. Bravo. È bello anche questo. Poi ogni tanto, appunto, dal contatto internet ci troviamo di persona. Sono venuti a fare la lezione, poi si prosegue con i percorsi, con le cose. È un bel legame che poi si va a creare. Appunto, come in tutto, anche proprio il metodo, anche l'Empathy Dog entra proprio piano piano in una convivenza e una collaborazione tra tutti i membri, perché poi sappiamo di alcuni allievi che si trovano perché con le vicinanze almeno fanno socializzazione con appunto persone che abbiano tutte lo stesso metodo e diventa veramente una bella comunità. Eh sì, alla fine niente, video basta. Non li trovo più. Ce ne sono un sacco, ho il computer pieno di video. Mi devo mettere lì un giorno, quindi cerco bene. Francesco, ho scoperto di recente che il mio veterinario ha un cane aggressivo ed ancora, a distanza di 6 anni, si ostina a seguire corsi di addestramento. Penso che cambierò veterinario. Il veterinario non c'entra niente con l'addestramento. Magari sono due cose diverse. Il veterinario deve curare il cane. Un conto, se il tuo veterinario avesse il cane sempre malato, allora puoi cambiare veterinario. Ma l'addestramento e i veterinari, l'educazione del cane e la salute del cane sono due cose diverse. Cioè, il veterinario fa il veterinario. L'educatore, l'istruttore, il formatore cinofilo, l'educatore, l'istruttore e il formatore cinofilo. Sono due cose completamente diverse. Non capisco, Francesco, questa roba. Però, più che cambiare veterinario, digli al tuo veterinario di cambiare addestratore, che magari dopo 6 anni il cane è ancora aggressivo,
c'è da lavorare su questa cosa. Domi che chiede: ma da cosa potrebbe essere stressato un cane che abbaia durante la passeggiata? Dal fatto che non si rispetta la psicologia e la comunicazione canina, da questa cosa qua, ok? Perché siccome gli spitz sono cani piccolini, vengono trattati come bambini e questa cosa non aiuta il cane a stare bene, ok? Ciao Becchi, ciao Cristo, è una cucciola di pastore tedesco di quasi 3 mesi, fino a che età secondo voi fa la pipì in casa? Per adesso non la sgrido, però un cane fino a 6 mesi non riesce a trattenere la pipì e gestire la sua vescica. Però non è il fatto che il cane fino a che età fa la pipì in casa, cioè, e sono queste le dinamiche. Minchia, Trinity ha imparato miope e bei capelli. Hanno imparato a 3 mesi a farla fuori già. Perché quando sai come rapportarti col cane, sai come aiutarlo. Cioè io ho perché non sa fare... Non ci ho sprecato, ma davvero non ci ho sprecato 5 minuti a insegnarle seduto. Eppure lo sa fare. Non ci ho ancora sprecato 5 minuti per insegnarle a fare a terra. Eppure lo fa già da sola. Cioè, va al di là di tutto. Signori miei, ci va qualcosa in più per il cane. Ci va che voi abbiate la voglia di comprenderlo veramente. Perché, come l'ho detto all'ultimo stage che abbiamo fatto a Novara, oggi il cane, e come l'ho detto ai due ragazzi di che ho visto lunedì in spiaggia, tra l'altro lei è una psicologa, mi fa bene, in effetti hai perfettamente ragione, oggi il cane è diventata la pattumiera delle nostre emozioni. E questa roba qua è davvero triste. Nel lockdown io ho visto, abito a Bernezzo, ok? Bernezzo è diviso tra Bernezzo e Sarocco di Bernezzo, quindi sono due paesi che insieme, cioè sono, è lo stesso paese, ma è diviso in due frazioni, insieme fanno 4.500 abitanti. Bernezzo sarà la metà, 2.000-2.500. È un paesino ai piedi della montagna, quindi siamo in campagna, no? Non è un paese di città. Ho visto più cani a passeggio durante il lockdown che in tutto il tempo che io sono stato qua. E poi io mi chiedo ancora che oggi ci sono persone che non lasciano il proprio cane libero perché hanno paura. Ma io mi dico, ma come puoi far vivere il tuo cane una vita così? A te è piaciuto quando ti hanno fatto stare chiuso in casa per tot tempo e non gli hai dato libertà, non lo hai fatto stare bene, non l'hai aiutato a esprimersi, a migliorarsi? Cioè, ti è piaciuto stare in casa per tot mesi? No. O stare solo in cortile, solo in giardino? No. E lo so benissimo che non ti è piaciuto. E il tuo cane come sta vivendo in questo momento? E queste sono le cose che occorre che voi cambiate. Perché voi siete ancora ad addestrare il cane a dire no, no, come i bambini quando vanno in spiaggia, e non andare lì, e non fare questo, e non andare qui, e vieni qui, e smettila, e stai zitto, e seduto, e dai, e poi dopo c'è la coccola, e mettiti a terra. Tutta la vostra ansia, la vostra rabbia, il nervosismo, se la pompa il cane, e non se lo merita il cane, non se lo merita. Perché non è una pattumiera delle nostre emozioni il cane. Il cane è un animale spettacolare, che se impari a guardarlo e osservarlo profondamente, riesci a trasmetterti tante di quelle emozioni e riesci tu a viverle in modo molto più consapevole. E questo fa la differenza. Elena Genovese, Becchi, come hai fatto a far tornare il cane a cui hai fatto lezione una volta libero? Nel senso, cosa hai fatto di diverso rispetto al padrone? Ah, Becchi, rispondi tu. Hai comunque. Io lo so già cosa hai fatto. Determinazione, Elena. So che lo posso fare, lo visualizzo e lo faccio, punto. Non do la possibilità al cane di pensare che possa avere un'altra possibilità, è cosa che, ahimè, manca quando vedi come lo fa il padrone. Ogni tanto ci provo e cerco di fargli andare, poi dico, pensa a un'autostrada che sta andando proprio lì, che c'è una macchina che te lo prende, cioè ti cerco di farti pensare alla cosa più brutta del mondo, e poi sento, erma, e dico, mi muoverei anch'io, cioè determinazione nella vita,
e sapere che si fa. Se tu poi, sei convinto, si fa. Ovviamente poi non basta questo, ci va la conoscenza, la competenza, la comunicazione. Ovviamente. Assolutamente sì. Ok, perché solo la determinazione può anche essere la determinazione, do uno schiaffo sul culo al cane così capisce. No. Salve, un labrador di quasi 2 anni e mezzo che tira il guinzaglio, ho provato tutti i modi ma ha un carattere super dominante e non hai provato il metodo Empathy Dog ovviamente e non hai provato a capire la psicologia del cane, Sabri, perché ripeto, addestrare un cane a non tirare il guinzaglio lo potete fare, c'è chi gli strattona il guinzaglio, c'è chi lo riempie di cibo, io come ho fatto vedere nel video prima comunico col cane, il cane segue me perché sa chi gestisce bene la situazione. Adrian dice, sabato scorso abbiamo fatto la nostra prima lezione con Christian, la passeggiata con altri cani e persone, tutti estranei, tutti senza il guinzaglio, è stato fantastico, un'esperienza bellissima, ora i progressi in passeggiata per me e il mio cane sono sempre di più. Grazie, spero di vedervi presto, Christian e Becky. Certamente, Adrian, certamente che ci rivedrai. Siamo pronti per la prossima passeggiata. Quattro passi con noi. Mannaggia. Comunque, questo è... ci siamo dilungati un po', però è per farvi capire quanto è importante cambiare mentalità. Come dico sempre, il metodo Empathy Dog è per tutti, ma allo stesso tempo non è per tutti. Perché se tu non hai voglia di metterti in gioco, di cambiare quello che hai fatto fino adesso, ovvero addestrare, dare strattoni, cibo, sgridare il cane, o coccolarlo troppo, o permettergli di fare quello che vuole, o non educarlo, in quel momento tu non puoi ottenere risultati. Okay? La cosa importante da fare è capire e comprendere come interagire con il cane, per il suo bene e di conseguenza anche per il tuo. Davide, ciao Davide, mi scrive, grande Christian, d'accordissimo, ancora grazie per Fanny, cane libero, che vive, osservata e trattata come cane, grande Davide. Anche loro hanno preso un cane al canile e sono andato a fargli la lezione l'anno scorso oramai, marzo, aprile, adesso non mi ricordo più, e vedi come alla fine abbiamo fatto 3 o 4 lezioni con loro, e come in 3 o 4 lezioni puoi ottenere risultati. C'è chi fa 2 anni di quello di prima, che ha scritto 6 anni di addestramento, il cane è ancora aggressivo. Cioè, ma siamo matti, non si sente. Io non saprei che cosa fargli fare alle persone in 6 anni. Piuttosto dico, guarda, non so aiutarti, cerca qualcun altro, perché questa roba la faccio anche. Però l'educazione del cane passa dall'educazione del proprietario. Ciao, cosa bisogna fare per venire a passeggiare con voi? Dipende che cosa intendi per... finito. Dipende che cosa intende per passeggiare. Per passeggiare con me non può venire nessuno se non Becky e poche altre persone. Per partecipare ai nostri eventi bisogna collegarsi sulla pagina Empathy Dog e guardare quando ci sono gli eventi per far sì che possiate essere organizzati e avvisati di quello che facciamo. Antonella dice, dobbiamo prima essere educati noi per poter educare i nostri cani. Yes. Detto questo, io vi auguro una buonissima serata, sono felice di aver fatto la diretta anche su YouTube, salutiamo anche tutti gli amici di YouTube e ci vediamo nelle prossime dirette, ovviamente. Se avete domande, dubbi, scrivete sotto la diretta, saremo felici di rispondervi anche dopo, ma la cosa più importante è che la psicologia e la comunicazione canina sono la strada per arrivare al cuore del cane. Quindi, per poter rendere un cane tranquillo ed educato, occorre rispettare la sua natura. Leggo solo il messaggio di Barbara. Ciao, incontro ravvicinato con cane libero, si sono sistemati in 10 secondi, l'altro se n'è andato e Isley pure. Se seguite i capi tutto si sistema, baci. Grande Barbara.
Detto, e questi sono i risultati che puoi ottenere rimanendo comodamente a casa tua, perché io in primis sono un rompiballe di prima, e con il gruppo di supporto su Facebook vi rompo le scatole finché non capite che cosa dovete fare e come lo dovete fare, perché io voglio che i vostri cani siano felici e di conseguenza anche voi. Nicoletta Martorana, per diventare educatrice cinofila Empathy Dog, lasciamo perdere. La scuola riaprirà il prossimo anno, forse. Detto questo, ciao a tutti, buona serata. Oppure fate come ha fatto Becky, è stata 6 mesi, 1 anno appiccicata al mio culo, e poi quando, in modo figurativo, ovviamente, e quando è stata pronta, le ho detto ok, puoi iniziare a lavorare. Ma non accetto tutti, perché dopo le ultime esperienze scelgo io, ma scelgo in modo molto più accurato. Quindi, Nicoletta, tu hai già il problema di come vuoi rispondere agli altri educatori. Io invece di preoccuparmi di come rispondere agli altri educatori, mi preoccuperei di come imparare adesso a risolvere il problema del mio cane e poi forse diventare educatrice cinofila. Perché non è diventando educatrici cinofili che risolvete il problema del vostro cane, se non apprendete il metodo in modo corretto, ok? Perché potete risolvere i problemi del vostro cane semplicemente imparando da alieni, ma imparando in modo corretto, che cambia, e cambia radicalmente e in modo impressionante. Di clienti che hanno fatto un cambiamento e che hanno ottenuto i risultati, ne abbiamo centinaia. Poi non siamo i tipi, e io soprattutto non sono il tipo che va e fa il video di com'era prima e com'era dopo, perché io so che quello che insegno funziona, ma so anche che il nostro metodo, il mio metodo, non è per tutti. Non è per chi pensa che il cane sia solo da addestrare, e non è per chi pensa che dando un bocconcino o dicendo un no secco al cane tutto si risolve. Ma ci va partecipazione, ci va consapevolezza, ci va impegno da parte tua e ovviamente la conoscenza, perché senza quello solo l'amore non basta per educare il cane, non vai oltre, cioè le coccole servono sì, ma bisogna imparare a dargliele nel momento corretto e nel modo corretto, sempre. Signori, il giusto equilibrio, che è la cosa più difficile. Sì, l'equilibrio è la cosa più importante. Detto questo, noi vi auguriamo una buonissima serata, ci vediamo nelle prossime dirette. Baci e abbracci. Buona serata a tutti. Una coccola ai vostri cani da parte mia. Ciao. Una soltanto.